calcio può essere di tutti e non solamente di una o due persone all'interno di una società, ma di tante persone che credono nello stesso obiettivo e che l'unione fa la forza. Non è semplice far capire che il calcio italiano forse deve iniziare a pensare un po' più in passione, un po' a ritornare indietro nel tempo. Pellissier! Un gol meraviglioso di Pellissier! Pellissier risolve la partita! Giorno dopo giorno abbiamo visto che le persone hanno creduto nel nostro progetto e hanno aderito con entusiasmo. Siamo partiti per questo obiettivo del crowdfunding, non credevamo che ci potesse essere entusiasmo, almeno speravamo che ci potesse essere, ma non ne sapevamo granché, visto che comunque eravamo i primi ad aprire un po' le porte a tutti i tifosi, compreso a quelli che magari di calcio non gli interessava niente. Però abbiamo capito che era un passo molto importante, perché c'erano tante persone da convincere. Anche in questo nuovo round non abbiamo un obiettivo preciso. Abbiamo notato che ci sono state parecchie persone che ci hanno creduto in questo progetto, hanno forse creduto nelle persone che c'erano dietro questo progetto, persone sane, persone che non hanno doppi fini, hanno un unico obiettivo, che è quello di far crescere questa società e questo progetto insieme a tutti quelli che credono in noi. E questa è stata una cosa molto positiva, abbiamo avuto tante persone che hanno partecipato e adesso mi auguro che ce ne saranno altrettante che daranno il loro contributo. Abbiamo riaperto il crowdfunding, abbiamo avuto riscontro anche non solo dalla zona di Verona, anche l'ultima volta, l'altro crowdfunding che abbiamo fatto, abbiamo avuto riscontro anche dal Sud America, dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dove abbiamo avuto anche uno dei nostri soci che è venuto all'ultima partita di campionato ed era venuto anche in alcune partite durante il campionato, e questa è la dimostrazione che quando rendi partecipe anche le persone, i tifosi, persone che bene o male magari non possono entrare nel mondo del calcio, riesci a trasmettere quella passione che tutti noi abbiamo ogni singolo giorno per riuscire a ottenere il massimo da questo progetto. Antenucci il tiro, la parata, poi arriva ancora Civin! E i riscontri che abbiamo avuto dal mondo del calcio sull'attività di crowdfunding che abbiamo iniziato, e che credo si possa dire siamo la prima società ad averlo fatto, sono stati di curiosità. È una novità dare la possibilità di partecipare ai tifosi, è una novità a trovare fondi non esclusivamente dal presidente o dal vicepresidente o da chi, dai dirigenti che ci sono, ma da tutto quello che si può trovare al di fuori del mondo del calcio, quindi sponsor, crowdfunding o solamente appassionati che vogliono dare il loro contributo. Nel nostro progetto, nel nostro business plan, abbiamo avuto più di un'idea, perché giustamente quando crei un business plan devi dare tutte le tue idee, tutto quello che vorresti portare a termine, in base anche a quello che riesci a racimolare economicamente, ma anche e soprattutto al tempo che hai. Costruire tutto in poco tempo non è mai facile, però nel nostro business plan avevamo in progetto il settore giovanile, il femminile, lo special, quindi anche la quarta serie, avevamo in mente un centro sportivo, indubbiamente tutto all'improvviso è difficile fare, abbiamo tardato 2 anni perché purtroppo avevamo altre priorità, ma da quest'anno partiremo anche col settore giovanile e con la prima squadra femminile, quindi stiamo mantenendo le promesse, pian piano andremo avanti, però l'obiettivo è quello di mantenere tutto quello che abbiamo promesso nel nostro business plan, perché credo che sia giusto che chi ha investito abbia esattamente quello che noi abbiamo promesso.
obiettivi che abbiamo sul business plan puoi raggiungere solo ed esclusivamente se tutto va nel modo migliore anche dal punto di vista del campo, perché è fondamentale continuare a vincere, ecco, è fondamentale far bene, è fondamentale dare una continuità a quello che abbiamo creato in terza categoria e adesso in eccellenza. Vincere non è mai facile, è una cosa complicatissima. Siamo partiti per vincere quest'anno e devo dire la verità, credevo che fosse molto più semplice, ma quando inizia un campionato e ti ritrovi tante società che vogliono ambire a vincere come abbiamo ambito noi, è normale che diventa più difficile e essere riusciti a ottenere anche questo traguardo per noi è stata veramente una cosa importantissima, perché siamo finalmente andati nella categoria da dove il nostro progetto sarebbe dovuto partire già 2 anni fa. Adesso siamo in Serie D, l'obiettivo sarebbe quello di fare una squadra competitiva per cercare di vincere. Indubbiamente affronteremo sempre campionati più complicati, con tante società che investono tanto quanto noi, se non di più. E quindi adesso diventa veramente complesso, però non si può dire che i nostri soci non abbiano gioito, non abbiano avuto soddisfazioni in questi 2 anni, perché ci siamo divertiti un sacco, abbiamo vinto 2 campionati, abbiamo potuto festeggiare 2 volte, ci siamo tolti tante soddisfazioni, malgrado tutti quelli che ci hanno attaccato, ci hanno accusato, o hanno cercato di fare la squadra solamente per poterci battere. E quindi essere riusciti a superare tutti questi ostacoli è la dimostrazione che noi non molliamo mai, è la dimostrazione che noi crediamo fortemente in tutto quello che facciamo. Siamo bene o male quasi tutti professionisti o che hanno fatto professionismo alle loro spalle, e una cosa penso che sia fondamentale è che a noi l'unica cosa che può interessare è portare a termine questo progetto, quindi far crescere questa squadra e farla diventare una società di calcio vera e propria come ci sono in praticamente tutti gli altri stati, dove parte dalla prima squadra, settore giovanile, centro sportivo, devi completare tutto quello che deve essere una società di calcio e dare soddisfazione ai nostri tifosi e ai nostri soci di sentirsi partecipi dalla A alla Z. Noi metteremo sempre comunque la faccia davanti alle problematiche, ma anche davanti alle cose belle. Ci saremo sempre comunque. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a costruire una squadra sana, società giusta, dove gli investimenti devono essere fatti in base a quello che possiamo fare, non mai fare un passo più lungo della gamba, e cercare di crescere insieme. Più siamo e più abbiamo possibilità di diventare grandi e più abbiamo la possibilità di toglierci tante soddisfazioni. Ma ogni tanto bisogna anche credere nelle persone. E devo dire la verità che io nella mia vita ho sempre messo l'anima e il cuore in tutte le cose che ho fatto, soprattutto quando avevo dall'altra parte persone che credevano in me. Quindi questi 700 soci che ci sono tuttora o i tifosi che vengono a vedere la partita, a me danno solo la carica di superare anche le difficoltà, di superare anche i commenti negativi, di superare anche i brutti periodi che purtroppo nel calcio ci saranno e ci sono sempre, e mi aiutano a diventare sempre più forte. Quindi più siamo e più credono in questo progetto, più credo in me e più sicuramente riusciremo a togliere tante soddisfazioni.